Pareggio senza sorriso per il Montevarchi che non passa contro l'Olbia pur avendo avuto le sue occasioni. La cronaca registra subito un fuori programma alla vigilia. Roberto Malotti poco prima del match ha accusato un lieve malore ed è stato costretto ad andare al pronto soccorso. Le sue condizioni sono poi migliorate ma per lui vietato andare in panchina. La cronaca ci porta subito al 15° con i rossoblu che reclamano un penalty. Il contatto in area ai danni di Giordani però non è giudicato meritevole della massima punizione da parte del direttore di gara. Emozioni scarse, squadre e guardinghe. Il match si scuote al 37° ancora con Giordani che conclude in porta di sinistro ma la conclusione termina alta. Nel finale di tempo attacca con maggiore insistenza la formazione di casa ma la partita non si schioda dal nulla di fatto. Nella ripresa partono fortissimo i valdarnesi e dopo 7 minuti Cherneso impegna Gelmi ad un intervento difficile. Successivamente Pietra che costringe ancora l'estremo difensore dei sardi agli straordinari. Ma la palla non ne vuole sapere di entrare con l'Olbia che si difende in tutte le maniere. Il Montevarchi attacca ma non riesce a concretizzare. Al minuto 39 ha la occasione più clamorosa. Jallov centra il palo con una conclusione. Sfortunata la formazione di Malotti che non riesce a segnare nonostante anche i 5 minuti di recupero concessi. La partita si chiude quindi sullo 0-0. Solo i sardi alla fine sorridono. In casa valdarnese si aspettano giorni migliori.